Ciao a tutti, bellissimi e bellissime. Quando faccio questa strada tra la Val Brembana e Milano, chissà perché mi viene sempre l'ispirazione di fare un video. E questo è ben il secondo del giorno. Il primo riguarda la presentazione degli iPhone 11. Questo secondo video facciamo una sorta di riepilogo e altre cosine. Allora, riepilogo generale rispetto all'ultimo video che ho fatto mentre viaggiavo in macchina, qui ho fatto con voi delle chiacchiere generali, ho visitato la città di Madrid. Per chi è appassionato di tecnologia non può non vedere il tour dell'Apple Store di Madrid e della Huawei Experience Store di Madrid. I prezzi sia degli iPhone che dei terminali Huawei sono veramente molto 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 simili a quelli italiani, non ci si scappa, nonostante credo un'IVA diversa. Faccio un paragone: il P30 Pro all'Experience Store me l'hanno offerto a 7,50, quello con 128 giga di memoria interna, e 7,50 nelle catene elettroniche si trova a 7,50. bello trovare un Experience Store, credetemi. Fate veramente un salto nel canale se vi piace questo brand. Comunque poi ci sono tablet, c'erano i portatili, le nano SD facili da trovare, un cinquantone per quella da 128 giga. Apple Store, parliamo ora dell'Apple Store di Madrid, già in un posto un po' bruttino secondo me, però vabbè, in una piazza. I prezzi, cioè non, evidentemente non, loro non piace mettere fuori i cartellini dei prezzi, i prezzi si trovano solo guardando gli iPhone o i terminali. E ma niente, veramente niente di che. Sarà che ormai non è periodo in cui escono novità, e vedremo poi gli iPhone 11 di cui vi ho parlato stamattina. Ulteriore argomento: Pokémon. Allora, io ho caricato dei video con riavvio di alcune schede anche tanti 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 anni fa, Pokémon Blu, poi Silver. Veramente sono andato a prendere nella memoria, nei cassetti, persino il Game Boy Advance. Ci sono state veramente delle bellissime sorprese, ho trovato dei Pokémon importanti a livello 100. Fateci un salto, però madonna, fateci un salto se vi piace. Non solo, vi lascio in descrizione un link a un gruppo Telegram di Pokémon carte, un link a un gruppo Telegram di Pokémon Masters, gioco che è arrivato da meno di un mese, adesso siamo a settembre 2019 e già ha veramente fatto esplodere la passione, perché si può veramente giocare con un'esperienza quasi del 3DS sul proprio smartphone, che però richiede certi requisiti tecnici, quindi cercate di avere almeno 4 giga di RAM per divertirvi anche voi e non con 2 giga ed essere stringati, perché poi l'esperienza d'uso vi rimane come ricordo. E questa era la seconda cosa. Terzo gruppo, descrizione, off topic, si chiacchiera di tutto, si chiacchiera di tecnologia, si chiacchiera ancora dei Pokémon se si vuole, si chiacchiera di qualsiasi cosa si vuole. Spero che nelle prossime settimane, l'ho creato ieri, nelle prossime settimane migliori un po', sondaggi, cose divertenti. Il
programmi di altri video li ho, ma eventualmente consigli, osservazioni eccetera eccetera sono sempre benvenuti. Questo qualcosina c'è, e soprattutto proprio in ambito di Pokémon. Le cose importanti da dirvi sono esaurite, e piuttosto che allungare di qualche secondo preferisco salutarvi. Al prossimo video. Questo è stato un Carvlog. Ciao.